Nel 1942 Albert Camus pubblica Lo straniero, ed è un libro che cambierà la storia della letteratura del Novecento. È il racconto senza senso, senza scopo, senza trama di un evento assurdo, un uomo che uccide per sbaglio, per caso, non lo sa nemmeno lui, un arabo su una spiaggia di Algeria. In quel momento infrange l'equilibrio e la pace del mondo, dell'universo, del mondo così come l'aveva conosciuto. In una delle frasi più toccanti dice: l'ho ucciso in una spiaggia in cui ero stato anche felice. Ecco, per me questo libro di Camus è il libro che chiunque deve aver letto, ma entro i 20 anni, dopo non serve a niente leggere Camus. È un libro che non ti insegna niente, ma ti cambia la vita. Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non lo so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio: madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. Questo non dice nulla, è stato forse ieri. L'ospizio dei vecchi è a Marengo, 80 km da Algeri. Prenderò l'autobus delle 2 e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla, essere di ritorno domani sera. Ho chiesto 2 giorni di libertà al principale, con una scusa simile non poteva dirmi di no, ma non aveva l'aria contenta. Gli ho persino detto: non è colpa mia. Lui non mi ha risposto. Siamo nel 1940 e Albert Camus è un giovane giornalista parigino, lavora a Paris Soir, è un aspirante scrittore, viene dall'Algeria, ha appena trovato lavoro a Paris Soir e sta lavorando appunto al manoscritto di quello che sarà il suo primo grande romanzo, Lo straniero. La Francia sta entrando in quel momento nella drôle de guerre, sta per iniziare appunto la seconda guerra mondiale, e Camus, lavorando a Paris Soir, si trova invischiato nelle vicende della politica. Nel momento in cui il giornale viene trasferito a Vichy per appunto seguire il governo del maresciallo Pétain, Camus mette fine al manoscritto dello straniero. Sono appunto queste 200 pagine, ha scritto negli ultimi 2 anni, tra i 25 e i 27 anni, e mentre lui mette fine al romanzo inizia l'invasione tedesca della Belgio e dei Paesi Bassi. Subito dopo inizia la vicenda editoriale di questo romanzo. Tramite un amico, Pascal Piat lo fa avere a Gallimard, che lo vuole pubblicare sulla Nouvelle Revue Française, che però ha dovuto affidare per motivi politici a un scrittore nazista, filo nazista, Adrien de la Rochelle. Camus si rifiuta, Gallimard decide lo stesso di pubblicarlo. 2 anni dopo, nel giugno del 1942, il romanzo viene pubblicato in 4.000 copie, sono tante, 4.400 per la precisione, sono tante. Altri grandi scrittori pubblicavano, Simenon esce in quegli stessi giorni con 11.000 copie, Saint-Exupéry con 22.000. Camus però stranamente non vedrà mai le prime copie del suo romanzo, gliene vengono spedite 20 ad Orano in Algeria, dove si è rifugiato, ma a lui non arrivano mai. Oggi la mamma è morta, inizia così Lo straniero di Camus, ed è un romanzo che letteralmente non racconta nulla di particolare. Questa è forse la cosa più affascinante. C'è un linguaggio assolutamente concentrato che parla da questa riflessione, l'indifferenza verso la mamma morta, l'avventura di Meursault. Si trova in Algeria, registra questa notizia, esce, rimorchia una ragazza, Marie, vanno al cinema insieme, si mettono insieme, un giorno va in spiaggia, per motivi assolutamente assurdi appunto, uccide un algerino, poi viene condannato e alla fine riflette sul fatto che non vorrebbe morire. E questo è tutto il romanzo, questo è Lo straniero, ed è una vicenda assolutamente fondamentale, pur nel tentativo di non raccontare nulla di particolare. Probabilmente tutta la forza del libro sta racchiusa, tutto il clima del libro sta racchiuso nelle prime pagine, in cui racconta la luce dell'obitorio. Lui va a vedere, non guarda nemmeno la madre, racconta questa luce fredda, assolutamente gelida dell'obitorio. È l'assurdo definito e geometrico del mondo che si scontra contro l'indifferenza di un soggetto, di una persona, di Meursault. Ecco,
lo straniero non può essere raccontato. Non a caso quando Luchino Visconti ci fa un film nel 67, più di 20 anni dopo, per essere talmente fedele alla storia, al racconto, fa il suo film più brutto, più insulso. Perché? Perché lo straniero non va raccontato, non va letto come un romanzo a trama, va letto come una riflessione sull'incontro tra un individuo e il mondo. Dal mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura e è là, in quel rumore secco insieme assordante, che tutto è cominciato. Mi sono scrollato via il sudore ed il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato 4 volte su un corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza lasciare traccia e furono come 4 colpi secchi che battevo sulla porta della sventura. Camus con Gallimard aveva contrattato in realtà la pubblicazione di 2 libri, Lo straniero e Il mito di Sisifo, che infatti Il mito di Sisifo, il suo saggio filosofico, esce nel settembre del 42. Nello stesso mese cominciano a uscire le prime recensioni dello straniero, recensioni che Camus non legge in quel momento. Ha lasciato l'Algeria ma si trova in un sanatorio nelle montagne francesi, è malato di tubercolosi. E quello che colpisce è che tutti i grandi nomi della cultura francese si muovono, ma nessuno capisce fino in fondo il romanzo. Maurice Blanchot, uno dei grandi padri della letteratura francese, denuncia un influsso di Faulkner, dice che il linguaggio è troppo meccanico, troppo artificiale. Altri, diciamo, paragoni del genere si susseguono. Morissel, che era un suo amico, scrive e parla dell'influenza di Dos Passos, tutte cose che in realtà non ci sono nella scrittura di Camus. Semmai c'è Kafka, e il primo a capirlo davvero è quello che determinerà poi le sorti di Camus, almeno fino al premio Nobel nel 1957, Jean-Paul Sartre, che sarà suo grande amico. Al momento non si conoscono ancora. Lui pubblica sulla rivista Comédia una Explication de l'étranger in cui dà la spiegazione letteraria e filosofica di questo romanzo, e peraltro, diciamo, se ne serve, perché Jean-Paul Sartre in quel momento sta finendo il suo grande capolavoro filosofico, L'essere e il nulla. E quello che dice Sartre è fondamentale. Dice: questo libro è il primo libro che ci racconta una cosa basilare della nostra esperienza della modernità. Assurdo non è né l'uomo né il mondo, assurdo è l'incontro tra l'uomo e il mondo. L'uomo non è morale né immorale. Viviamo in una dimensione di continua ambiguità. Mi sentivo pronto a rivivere tutto, come se quella grande ira mi avesse purgato dal male, liberato dalla speranza davanti a quella notte carica di segni e di stelle. Mi aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Nel trovarlo così simile a me, finalmente così fraterno, ho sentito che ero stato felice e che lo ero ancora. Perché tutto sia consumato, perché io sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi accolgano con grida di odio. E poi uno si chiede perché bisognerebbe leggere Camus adesso. È una domanda a cui non saprei dare proprio nessuna risposta. Posso dare la mia, che credo sia decisiva per quanto mi riguarda. È un libro che non mi ha insegnato niente, ma mi ha cambiato la vita. Ecco, questo penso sia la cosa che si può dire di questo libro. Un libro che effettivamente non ti dà nessuna lezione, nessun ammaestramento, ma ti apre al mondo, all'orizzonte in un modo completamente diverso, e quindi ti cambia la vita. Magari te la cambia in peggio, ma probabilmente è quello che dovrebbe fare la buona letteratura.